Consigliere Saia, prego. Signor Presidente, io stasera ho fatto delle domande all'ingegnere Torre pensando che ritirasse i costi dell'amianto, perché è una partita di giro, come diceva il segretario, e secondo me bisogna quantificare quanto è il costo, perché noi non possiamo mettere questo costo a carico dei cittadini. Un altro costo è quello che viene fatto per la potatura e gli sfalci. Una cosa è il lavoro e quello non va inserito, una cosa è il conferimento. Tra l'altro devo segnalare che, nonostante l'ostruzionismo all'amministrazione da parte della Dasti, che non fa scaricare i mezzi del comune che fanno il diserbo, diciamo così, negli edifici pubblici, e che noi, la Dasti è obbligata a portare tutti gli sfalci, tutti i residui direttamente alla discarica, anche quelli prodotti dal comune non li fa scaricare nel CCR. Questo, ingegnere Perdichizzi, lo dobbiamo segnalare. Per quanto riguarda la questione, già il consigliere, io lo chiamo giapponese perché è sempre in guerra con l'amministrazione Collica, da anni diceva, già dal primo insediamento, diceva che questa igienio, come la chiama lui, delle isole mobili. Io diverse volte ho invitato l'amministrazione a governare la città. Anche in questo, a un anno di distanza, noi ancora non abbiamo completamente il servizio di spazzamento dato alla Dasti il 1° novembre 2016, non è completamente andato a regime. Perché? Perché il capitolato d'appalto obbligava la ditta che aveva vinto un mese prima di fornire e di avere tutti i mezzi a disposizione. Noi ci troviamo che hanno le isole ecologiche mobili a marzo. Poi, se l'amministrazione avesse controllato, già nel momento di dare l'appalto doveva avere la ditta tutti i mezzi, tutte le isole ecologiche, e scegliere, come dice il capitolato d'appalto, assieme al comune e ai vigili urbani, i luoghi idonei. Se non erano quelli, io non contesto. Io oggi dico l'amministrazione, diverse volte gli ho detto, quel sistema è stato scelto per far risparmiare i cittadini il costo della Tari. Noi oggi paghiamo un mensile di 460.000 euro. Da quando c'era l'ATO si pagava 215.000 euro. C'è stato un momento in cui si stava cercando di fare un'indagine di mercato, perché la Dasti stava abbandonando tutti i comuni per insolvenza, per inadempienza, perché non venivano pagati. Abbiamo iniziato a fare un'indagine di mercato. La Dasti stesso ci diceva che il servizio al comune di Barcellona a 215.000 euro era regalato, perché era diluito negli altri comuni, e volevano una cifra intorno ai 450.000 euro al mese. Il comune di Milazzo, con metà dei servizi in atto, paga 480.000 euro al mese. Noi oggi abbiamo dei servizi aggiuntivi che prima l'amministrazione doveva cercare altre somme, per 450.000, 460.000 euro al mese, compreso IVA, credo che sia. In ogni caso, io invito l'amministrazione, è troppo lento, già quindi un mese prima la Dasti si doveva attivare. Poi nel mese di marzo, leggo il verbale della prima commissione, c'è stata un'azione improvvida del un vicecomandante della polizia urbana che ha bloccato, e l'amministrazione si è fermata perché Di Pietro dice non funziona, non funziona. L'amministrazione si deve attivare e collocare le IEM. Se quelli non andavano, bisognava cambiarle o richiedere più piccole se c'erano, o dire non ci sono, scegliamo un altro sistema. Non era necessariamente legato. Nel contratto d'appalto c'era scritto tutte queste cose, ma l'inefficienza dell'amministrazione lo vediamo anche quando il responsabile del servizio, la mancata pesatura, che è un obbligo, la mancata pesatura di ciò che parte da Barcellona è scritto nel contratto d'appalto e arriva al
al conferimento a Catania bisogna sapere e poi avere la differenza fra la partenza e l'arrivo. Un'altra cosa, assessore, i controlli quando noi siamo arrivati erano inesistenti, perché l'amministrazione Nania con l'inizio del lato aveva consegnato il controllo al lato, l'ufficio ambiente dei vigili urbani era stato smantellato, non c'era chi controllava. Eravamo in un periodo in cui ci era stato in parte consegnato al comune il controllo, però era ancora nel lato, c'era una commistione fra ATO e comune. Alcuni pagavamo noi, perché Nania aveva fatto una cosa per intervenire, per evitare che la spazzatura restasse nelle strade, però il controllo era del lato e non veniva fatto. Per cui prima di ogni pagamento i vigili erano abituati ad avere il controllo. Oggi il capitolato d'appalto prevede che il controllo sia fatto direttamente dall'ufficio ambiente, però l'amministrazione si doveva attivare immediatamente, dal corpo dei vigili urbani, predisponendo un ufficio ambiente, anche da persone estranee che l'ufficio ambiente aveva già l'ingegnere Torre istruito a fare i vigili ambientali, se non ricordo male ce n'erano 5, che può mettere sul territorio e controllare. Ma questo è un lavoro, no, che deve stimolare e fare l'amministrazione, non può fare. Io quello che dico è, un problema è che voi su questo appalto, anche se l'avete dato, non ci credevate e l'avete abbandonato. Di Pietro dice che non funziona, non funziona. Poi è dovuto cambiare il comandante dei vigili per dire di collaborare, di trovare cose, ma quel periodo c'è stato niente, a voi stava bene, fermi, netti. Questo è, a distanza di un anno ancora dobbiamo consegnare, mentre il capitolato d'appalto prevedeva che 30 giorni prima della consegna venissero già l'amministrazione e doveva controllare i mezzi che la DASTI aveva a disposizione per poter eseguire l'appalto. Questa è un'efficienza dell'amministrazione.